Ragazzi, bentornati. Come vedete, ho cambiato un po' di cose. Stanno cambiando un po' di cose la parte dell'ambiente del canale. Sto cercando di sistemare una parte dell'ufficio solo per avere una postazione fissa per farvi video. E ho tra l'altro cambiato e comprato molta attrezzatura. Ho cambiato totalmente il modo in cui registro i video. Infatti, la qualità dovrebbe essere molto meglio rispetto a prima. Confermatemi. Anche perché ho seguito i vostri consigli su molti video, mi avete chiesto di migliorare alcune cose e sto tentando di farlo. Anche per questo in questi giorni non ci siamo sentiti, non ho fatto video. Ora ho sistemato quest'angolo, ho messo una scrivania adatta così da avere una postazione fissa, accendere, registrare e darvi video direttamente, il che mi rende molto più semplice portarvi contenuti di qualità un po' più complessa, un po' più alta. Detto questo, se non mi conoscete, mi chiamo Daniele, sono un e-commerce manager e parlo in questo canale di dropshipping, specialmente dropshipping sui marketplace che nessuno in Italia vi tratta, ma non solo, vi tratto anche di finanza personale, di crescita un po' monetaria, ma anche la nostra crescita personale. E oggi andiamo a parlare appunto di finanza personale, su cosa fare con i tuoi primi 100.000 euro, sia che tu li abbia, sia che tu non li abbia, così da arrivare preparato. Allora, ho fatto qua un piccolo appunto, un attimo su cosa discutere, su cosa fare, visto che questa cifra è la prima cifra che vai a toccare su 6 zeri ed è un importante traguardo per la maggior parte delle persone, specialmente se hai iniziato un'attività online, ma anche offline o comunque in qualsiasi modo tu abbia questa cifra. È importante saperla gestire perché non è una cifra alta, non è nemmeno una cifra bassa, ma è una cifra che puoi spendere facilmente anche in un giorno solo se gestita male. Quindi è importante sapere cosa farci. Allora, qual è la prima cosa da fare? La prima cosa da fare, ragazzi, è differenziare. No, non sto parlando di investimenti, non sto parlando di asset, ma di differenziare i soldi, ok? Mettiamo che c'hai cash, ce l'hai già depositati, hai tutta l'intera cifra, tonda tonda, cosa fai? Toglili tutti da una banca, separali in più banche, 6 banche, 7 banche, okay? Perché in modo da differenziare il rischio, perché se avete visto il mio video su Revolut e mi hanno bloccato Revolut, tra l'altro siete in molti che mi scrivete e mi commentate che avete avuto il conto bloccato sia su Revolut, su PayPal, su TransferWise, insomma. Su uno dei conti, conosciuto persone anche che hanno bloccati su Poste Italiane, quindi è una cosa che tocca un po' tutti i rami, e se vi bloccano un conto per qualsiasi motivo, ok? Anche per controlli, vi trovate tutta la cifra bloccata. Quindi è importante suddividere innanzitutto la cifra, in modo da avere più conti. Se te ne bloccano uno, ti bloccano solo il 10-15% del tuo patrimonio, ma questo vale per qualsiasi cifra, ovviamente non cifre troppo basse, che la cosa non ha senso, e quindi dare un attimino tutta questa protezione. Quindi se hai fatto i tuoi primi 100.000 euro o anche il tuo primo milione, e questa è la prima cosa che ti consiglio. Seconda cosa, cosa fare una volta che hai raggiunto questa cifra? Ovviamente il nostro obiettivo è aumentare questa cifra, essendo ancora una cifra relativamente bassa non ci permette quindi di avere un'entrata dai nostri investimenti, ci permette di avere lo stile di vita. Poi ovviamente bisogna vedere qual è il tuo stile di vita, se vivi in Thailandia, in qualche paesino della Thailandia dove ti costa vivere 150 euro al mese, allora forse sì, ma non è questo il caso medio. Quindi cosa fai? Innanzitutto quello che ti consiglio di fare è stilare quanto costa il tuo stile di vita, ok? Mettiamo che tu spendi 1.500 euro al mese per vivere. Ti consiglio di calcolare esattamente più o meno quanto ti costa il tuo stile di vita, moltiplicarlo per 2 anni minimo e mettere quella cifra di lato, differenziata su più conti in banca, e non toccarla mai, né per investirla, né per metterla in azioni, né per nessun motivo lasciarla sempre liquida. Quindi se tu spendi 1.500 euro al mese, spenderai 18.000 euro l'anno. Per due sono 36.000 euro, quindi prendi 36.000 euro e mettili di lato immediatamente in un posto che non toccherai mai se non per una vera emergenza, almeno 2 anni, ok? Se avete meno risparmi, calcolate su 6 mesi, ma la regola ovviamente più risparmi avete, più
dovreste avere un cuscinetto per il vostro stile di vita messo in un posto non toccherete mai, e soprattutto su più banche. Quindi magari 30.000 euro dividete in una in due banche in modo da averne una. Questo è importante, sempre per il discorso di prima, ed è importante avere un cuscinetto a qualsiasi stato finanziario in cui vi troviate, perché non sapete cosa può succedere, ad esempio una pandemia, potete rimanere senza lavoro, il vostro business può soffrire, potete, qualsiasi motivo, un'emergenza sanitaria, dovete avere comunque uno o due anni di vita in modo da essere mentalmente tranquilli, che se succede qualcosa potete rilassarvi e avere il tempo di affrontare le problematiche. Questa è la prima cosa da fare, con qualsiasi cifra abbiate risparmiato. La terza cosa sono gli investimenti. Avere dei soldi bloccati per cuscinetto va bene, ma avere tutti i soldi bloccati non ha senso. È meglio investirli e diversificare i propri investimenti. Ovviamente non sono un consulente finanziario, è semplicemente un dialogo sulla mia esperienza e sulle mie opinioni. Dovresti investire il restante in posti sicuri a basso rischio, più denaro hai e più dovresti alzare leggermente il rischio, sempre differenziato in mia opinione, ma se hai poco denaro come 100.000 che poi diventano 62.000 perché 38 li metti come cuscinetto, ovviamente cifra variabile in base al tuo stile di vita, non puoi differenziare più di tanto. Differenza su cose che ti portano un accumulo di cash lentamente, abbastanza sicure, come ETF, non le cripto. Magari puoi suddividere denaro, magari nelle cripto, quello che ti consiglio, metti il 2% del tuo patrimonio, non di più. Se proprio vuoi metterle nel tuo portafoglio, puoi per esempio differenziare anche con il copy trading, no? Ho io una rubrica mensile sulla mia esperienza sul copy trading sui Toro, vai a vedere i video, a breve esce anche il video di marzo. Differenzia e investi. L'importante è non tenere la liquidità ferma, investila. Ad esempio, se i tuoi soldi sono venuti da un business, hai un business online che magari fai dropshipping, prendi una cifra e investila. Quando ti sono rimasti 62.000 euro nel mio esempio, prendi il 10% e investile nel tuo business in modo ragionato, per ricerca e sviluppo, per migliorare la tecnologia, per migliorare il mercato, per fare stock. Vedi i punti del tuo business che ti possono fare aumentare, possono avere un investimento profittevole a medio lungo termine, e il restante lo metti magari su azioni, su ETF, e lo suddividi. Importante è differenziare e investire, questo fin da ora, perché prima inizi a investire, prima il denaro si comincia ad accumulare. Investire anche nel tuo business per aumentare le entrate. Un'altra cosa da fare è non spenderli, ragazzi. È facile pensare bene, ho i primi soldi di lato, bene, il mio business mi comincia a generare denaro, ho 100.000 euro, dai, va bene, la macchina nuova me la posso comprare, 20.000 euro che saranno, questo è il 20% del vostro business, del vostro patrimonio, e dai, magari l'anticipo della casa, mi faccio il mutuo. No, ragazzi, no. Non fate questo errore, perché è facile, quando vediamo determinati poi conti in banca, determinati risultati, è facile cullarsi e cominciare a spenderli, ok? Alzare il proprio stile di vita. Questo è pericoloso per diversi motivi. Prima cosa, quando alzate il vostro stile di vita è difficile tornare indietro. Se siete abituati a usare una Panda e poi cominciate a usare la limousine, è difficile tornare dalla limousine alla Panda, ragazzi. È facile passare dalla Panda alla limousine, ma è difficile tornare alla Panda dopo che ti sei abituato a un certo tipo di macchina. Stessa cosa per la casa, stessa cosa per il cibo, per tutte cose. Non alzate il vostro stile di vita. È importante questo, perché vi sarà difficile scendere. E voi non dovete essere nella condizione di avere uno stile di vita troppo alto per le vostre entrate. Perché se avete 100.000 euro di lato, le vostre entrate sono di 3.000 euro al mese, non potete alzare il vostro stile di vita a 3.000 euro al mese o a 2.500, perché non risparmiate più. O addirittura c'è chi spende più di quello che guadagna, quindi va in negativo e spende tutti i propri risparmi. Questo è pericolosissimo. Non alzate il vostro stile di vita, non spendete i soldi, tenete lo stesso stile di vita, a lungo termine vi ripagherà, a lungo termine vedrete il denaro accumularsi così velocemente. Perché nel mentre voi tenete lo stesso stile di vita, lavorerete, investirete su voi stessi,
investirete sul vostro business, sulla vostra formazione, e accrescerete le vostre competenze, il vostro valore aggiunto nel mercato. Aumentando il vostro valore aggiunto nel mercato, aumenterete la vostra parola d'aria, aumenterete le entrate del vostro business, aprirete nuovi business magari con giusti investimenti, i vostri investimenti cominceranno a remunerare il vostro conto in banca, e dannazione, mi è caduta di nuovo la penna, e vedrete i risultati a lungo termine, denaro accumularsi sempre di più, si chiama interesse composto. Quindi questo è importante, non alzate il vostro stile di vita, tenete il vostro stile di vita come ce l'avete sempre avuto, questo non vuol dire non vi volete passare qualche piacere, lasciate stare tutti quegli stupidi che vi dicono vabbè, ma è la vita, si vive una volta sola, sì, ok, giusto, ma se hai 5, spendi 5, non vivi una volta sola, vivi un giorno, vivi un mese, poi fai il cane tutta la vita. Qui stiamo parlando, ragazzi, di crearsi una base solida e ci permette di essere tranquilli e sereni a lungo termine, tranquilli e sereni ora, come fra dieci anni, non di sbocciare 2 giorni e poi tornare a fare la fame dopo 2 giorni. E questo, se avete 100.000 euro e vi comprate una macchina e vi fate il mutuo e date l'anticipo per la casa, restate senza un euro, se vi va bene forse vi restano un paio di 1.000 euro in banca e tornate appunto al meno del punto di partenza, perché ora avete una macchina che vi succhia soldi continuamente, avete una casa da ripagare con un mutuo e siete al punto di partenza. Okay. Questo non è il video per parlare se è meglio il mutuo, l'affitto, lasciamo stare, ci sono tanti video, andatevi a vedere, non miei, di altra gente, soprattutto in inglese, anche se il mercato è leggermente diverso, ma andate a informarvi a capire cosa è meglio, non è lo scopo di questo video, magari per ci fare un video, non spendeteli. Ultimo consiglio che vi posso dare se avete i vostri primi 100.000 euro è accumulate e moltiplicate gli investimenti, non smettete mai. Pensateci, se avete 1.000 euro in banca, quanto è difficile arrivare a 100.000 euro? Dovete moltiplicare il vostro patrimonio per 100 volte, da 1.000 a 100.000. Ok? Pensate a questo. Ma se avete 100.000 euro, quanto è difficile arrivare a 1 milione? Dovete moltiplicare il vostro patrimonio solo di 10 volte. Da 1.000 a 1 milione sono 100 volte. Da 1.000 a 100.000 sono... Scusate, da 1.000 a 1 milione sono 1.000 volte, da 1.000 a 100.000 sono 100 volte, da 100.000 a 1 milione sono 10 volte. Quindi perché dovete fare gli stupidi e spendere tutto il vostro patrimonio in cose futili, alzando il vostro stile di vita, se siete a un passo dall'avere un risultato davvero importante, di entrare nelle 7 cifre, di essere fra i pochi all'avere 7 cifre? Quindi questo è un consiglio forse più importante di questo video, smettila di spendere, resisti, accumula, investi a lungo termine, avrai così tanto accumulo che potrai alzare il tuo stile di vita. Quando va aumentato lo stile di vita? Il tuo stile di vita va aumentato quando hai degli asset che ti portano denaro che puoi spendere senza toccare il tuo patrimonio. Ok, se io ho 100.000 non vado a spendere quei 100.000, investo quei 100.000 che magari mi portano 10.000 l'anno, quei 10.000 l'anno magari 5.000 li spendo e 5.000 li reinvesto, e così via, ok? Esempio molto crudo. Questo è quello che ti consiglio di fare se hai i tuoi primi 100.000. Inoltre, se hai i tuoi primi 100.000, ma anche se non li hai e li vuoi avere, iscriviti al canale, metti mi piace, così che potrai essere aggiornato su tutte le novità dei miei video e sul aiutarmi a farmi crescere nella piattaforma. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.